Ciao a tutti, sono Marco Ghezza, brand ambassador per l'Italia per Beam Santori. Oggi parliamo della distilleria Jim Beam. Pensate, quando nacque la distilleria non erano ancora nati gli Stati Uniti d'America, era il 1779. 225 anni di storia che racchiudono in una bottiglia la storia dell'America stessa. Una distilleria che produce bourbon da sempre è una distilleria che da sempre ha tramandato di generazione in generazione il savoir-faire e l'arte di produrre bourbon. Infatti oggi siamo all'ottava generazione di distillatori e sempre si sono mantenuti in famiglia. Pensate che addirittura i lieviti utilizzati per produrre questi bourbon sono lieviti che hanno oltre 100 anni. Infatti il buon Jim Beam aveva questa abitudine, portarsi a casa ogni weekend un pezzettino di lievito dalla distilleria, e questo ha permesso di conservare il ceppo originale. La distilleria ha avuto solo un momento in cui è stata chiusa, e il momento purtroppo era quello del proibizionismo. Ma Jim Beam non si arrese, pensate che solo 120 giorni dopo il proibizionismo riapre da zero la distilleria Claremont rendendo Jim Beam il bourbon più venduto e iconico al mondo. Lo abbiamo qui in quattro referenze. La prima referenza che è la più classica di tutte ed è proprio quella più venduta al mondo, Jim Beam Kentucky Straight Bourbon. Abbiamo poi Jim Beam Signature Craft 12 anni di invecchiamento. Jim Beam Single Barrel che come ci suggerisce la parola proviene da un'unica botte. E infine Jim Beam Rai, che come vuole il disciplinare è prodotto con almeno il 51% di segale, che fa di Jim Beam Rai. quindi un whisky più speziato, più secco, ottimo per la miscelazione e ultimo ma non ultimo, decretato da Jim Murray, il papà di Whisky Bible, come il suo rye whisky preferito al mondo. Quindi che dire? Cheers!